siamo vestiti in modo particolare. Mi piace molto la musica. Siamo in vacanze. Alla fiesta. Sono un amante delle feste popolari, delle sagre. Facciamo questa passeggiata con i bimbi. Spero che si divertiranno ad ascoltare la musica. Una festa per passare una bella giornata assieme, una giornata un po' diversa e divertirci. Siamo un gruppo della Valle Bedretto. Il mio vestito era delle donne che lavoravano nei campi, nell'orto e così. L'ambiente è bello. È bello che si portano in avanti le tradizioni. La musica popolare è molto importante, specialmente per le nuove generazioni. È stupendo e comunque è una cosa bellissima che viene organizzata. Una festa popolare. Oltretutto mi ha colpito che è una festa federale. Ero convinta in realtà che fosse una sagra di paese. Ho scoperto oggi che invece è una festa che si fa ogni 4 anni. È una festa importante. Mi sto divertendo molto. Anche giovedì, nonostante la pioggia, abbiamo suonato. Era un sacco di gente, che è stato molto bello. Ah, bellissimo, c'è tanta gente, bel divertimento. Sono venuta anche le altre giornate, la trovo molto bella dal punto di vista proprio di trasmettere il fatto che la musica popolare è veramente un valore che in Ticino forse valorizziamo troppo poco. Ci vergogniamo quasi un po' della nostra cultura musicale, invece va valorizzata ed è bello anche vedere appunto come in Svizzera interna invece ci sono i bambini che suonano già da piccoli. È bello vedere tutti riuniti a Bellinzona. E poi tutti questi musicisti, insomma, portano un pezzo del loro bagaglio, è bello. Viene promossa la musica popolare e questa è la cosa più importante che c'è, che manteniamo quello che sono un po' le nostre radici, cerchiamo di far motivare anche i ragazzi più giovani e soprattutto perché la musica fa bene sempre, la comunità fa bene sempre. È qualcosa di particolare perché non si sente più così tanto la musica popolare in Ticino, di solito si sente magari sempre solo alla radio la domenica. Suonare porta sempre gioia, quindi direi che riuscita al massimo. Siamo qua col gruppo costume di Chironico, siamo stati invitati a fare la sfilata. Facciamo 2 o 3 uscite all'anno. Partecipiamo anche alla festa d'autunno ad Ascona, facciamo la battitura delle castagne, quelle cose così. Siamo uno dei pochi in Ticino, siamo una 30 di elementi. Tantissimi gruppi che suonano e che cantano. È bello, un momento spensierato, divertente. È un orgoglio ticinese che per la prima volta sono riusciti a portarlo in Ticino. Un'occasione per riunire tutta la Svizzera in un unico posto. Si va a contatto con altre culture, altre musiche e gente di tutta la Svizzera. Questo abbatte il famoso Rostigraben che abbiamo in Svizzera. Si chiama integrazione, è sentirsi svizzeri al completo, secondo me. Suono la tromba nel concertino di Ravecchia. Ha 90 anni il concertino, facciamo musica principalmente popolare ticinese, in parte anche un po' lombarda perché comunque la cultura influenza. Abbiamo suonato giovedì sera e oggi facciamo corteo, poi suoniamo ancora dopo in stazione. Ieri anche, durante tutto il giorno, col mercato, c'è stata anche la degustazione di vini, quindi una marea di gente veramente che inondava tutto il viale stazione, quindi sotto diversi aspetti è proprio una bella manifestazione, sì. È andato tutto benissimo, la gente si è divertita, tanta gente che suona, una bella festa, ben riuscita. Le zoccolette fanno parte della tenuta, lo scialle, sono comunque un po' più da festa per il fatto che sono un po' più carini. C'è una responsabile dei costumi, alcuni sono costumi proprio comunque vecchi, ancora conservati, altri ormai vengono rifatti perché dopo un po' si consumano e facciamo anche parte del gruppo dei costumi ticinesi. È importante, soprattutto in Ticino, che magari la gente segue meno la musica popolare in fronte alla Svizzera interna, così magari la gente si rende conto che si può far festa anche con la musica popolare, divertirsi, e questa è una prova.